Ciao a tutti da Marchetto. Allora, come potete vedere dallo spettacolo alle mie spalle, sono le 5 e mezza, è l'alba, e stiamo andando nello spot di pesca, precisamente in Falconera. Questa mattina proveremo una veloce sessione di pesca. Innanzitutto, visto che è l'alba, proveremo a insidiare qualche spigola. Mi sono portato dietro un'attrezzatura leggera, quindi oggi è più che altro un tentativo al volo, così, perché avevo qualche ora libera. Proveremo, visto che ci hanno detto che si è incominciato a muovere qualche piccolo serra, quindi magari vediamo se siamo fortunati, e dopo, per concludere, andremo a usare dei metal jig per vedere se riusciamo a insidiare qualche aguglia e qualche sugarello. Bene, io direi di avviarci e cominciare. Allora, come vi accennavo in precedenza, questa mattina, visto che ce l'avevo già in macchina, andremo in pesca con un'attrezzatura un po' più leggera e va benissimo lo stesso. Questa è, come avete visto già in qualche precedente video, la mia autocostruita, una Statement 724 Original, una 2,18 m ad azione fast, quindi ottima per tutte quelle esche tipo VTD, jerk, che hanno bisogno appunto di jerkatine secche per il movimento in acqua. Questa è una 5,25, quindi un'azione intermedia come azione, quindi va benissimo appunto per esche medie. Allora, noi tenete conto che andiamo ad insidiare, in questo momento cerchiamo i piccoli serra, le lecce, i sugarelli, quindi va benissimo. L'ho equipaggiata con uno Stradice, con il Shimano Stradice 2005, una treccia dello 016. E per terminare, come sempre, lo spezzone in fluorocarbon, in questo caso un 0,30, con snap. Oggi, tra l'altro, andremo ad utilizzare, partiremo subito con il nuovissimo, con una nuovissima pencil, un VTD della Rapala, il nuovissimo Precision Extreme Pencil 87, questa qua è un 9 cm. Lo faremo giocare sopra l'acqua, così vediamo se magari qualche spigoletta si attiva e ci attacca subito. Bene, io direi di cominciare subito per non perdere il momento perfetto. Allora, questa è un'esca che ha una notevole lanciabilità proprio per la forma aerodinamica, per il peso. Adesso voi non lo potete vedere, ma già il primo lancio ha già attirato l'attenzione. Alcune agugliette subito gli sono andate dietro perché ha proprio un bel movimento in acqua. Il movimento da utilizzare, che dobbiamo fare con un'esca del genere, è una gercatina leggera, continua, quindi sempre il movimento per andare proprio a creare quel movimento di VTD in acqua. Lanci saranno sempre ripetitivi, quindi lanciamo, recuperiamo, lanciamo, recuperiamo. Andremo sempre avanti così. Io consiglio sempre, come dico in tutti i video, di fare una diciamo un 360 di tutto lo spot, dopodiché magari spostarci o cambiare esca.
adesso voi non lo potete vedere o forse lo vedete poco, c'è veramente tanto movimento di pesce foraggio sopra l'acqua, ci sono tanti inseguimenti da parte di agugliette. Adesso vediamo, faremo ancora una decina di lanci, dopodiché andremo a mettere magari un metal jig, un qualcosa di piccolo per vedere se riusciamo appunto ad insidiare le aguglie. Abbiamo cambiato esca proprio perché per sfruttare e approfittarne del movimento che si vede in acqua abbiamo montato un micro jig, questo è un metal jig da 3 grammi, è leggermente sottodimensionato per la portata della canna ma lo riusciamo a gestire molto bene, abbiamo visto anche ieri. Adesso proviamo a vedere subito in acqua se dà qualche risultato. Metal jig, soprattutto con quelli piccoli, il gioco in acqua, diciamo il recupero, sarà un recupero tra parentesi con piccole gercatine, con piccoli salterelli, alternato da pause di stop per lasciare appunto il jig che vada sott'acqua, che va e tocchi il fondo, dopodiché si ricomincia e via così di continuo. Abbiamo cambiato spot, adesso siamo proprio in punta al faro, proprio all'inizio della diga. Questo è un momento buono proprio per i cacciatori, per il cambio di luce. C'è tanta corrente perché l'acqua è nel pieno proprio del calante. Abbiamo visto qualche movimento fuori, adesso partiamo subito con un popperino. Questo è un 9 cm, quindi è piccolino e vediamo se riusciamo a insidiare qualcosa.
Bene ragazzi, allora direi che anche per oggi possiamo concludere questa giornata. Le nostre 2 orette che avevamo a disposizione sono passate molto velocemente. Facciamo un po' di considerazioni. Allora, la mattinata non è andata male, abbiamo preso un paio di suri. Ovvio che non abbiamo visto quello che cercavamo, cioè qualche piccolo serra, la spigola. Abbiamo visto tante mangiate sopra l'acqua, c'era tanto pesce in movimento questa mattina, la cosa mi ha un po' sorpreso, ma per lo più erano aguglie che però sono rimaste molto apatiche alle nostre esche. Abbiamo provato con VTD, con jig, metal jig, con jerk, però abbiamo avuto la meglio solo con dei suri, di cui uno anche carino che avete visto nel video in foto, insomma. Direi che possiamo ritenerci soddisfatti, siamo all'inizio, quindi va bene così. Il trucco è comunque essere costanti, provare sempre e andare sempre avanti ogni giorno in base ai tempi che si hanno e battendo i vari spot, così da vedere se si hanno anche più catture. Faccio un'ultima considerazione, perché questa mattina ho visto una cosa andando in diga. Allora, lo dico spesso nei video perché ci tengo molto. Allora, mi raccomando, quando vi recate negli spot di pesca e soprattutto quando venite via dagli spot di pesca, tutto ciò che sono immondizie, cioè vi faccio vedere le scatole di vermi, di coreani, sacchetti, filo, tutte quelle cose che possono recare danno ai pesci e all'ecosistema, mi raccomando, portatelo a casa. Perché io questa mattina sono arrivato qui in diga e ho trovato, come vi ho già fatto vedere, scatole, ho trovato delle parrucche di treccia. Nel mio caso ho raccolto tutto, ho fatto un sacchetto e adesso lo butterò via. Però mi raccomando, fatelo anche voi, perché date una grossa mano proprio all'ecosistema, perché queste cose qua possono anche uccidere gli uccelli, i pesci, tutte quelle cose lì, e capite che va a nostro discapito poi che andiamo a pescare. Bene, io direi che possiamo concludere per oggi. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e mi raccomando di spuntare la campanellina sempre sul canale. Iscrivetevi in tanti e mi raccomando, iscrivetevi anche al gruppo Facebook Marchetto Angler Fishing Group. Da Marchetto per oggi è tutto. Ciao!